Namaste, sono Ace Brave, bentornati a un altro episodio di Pet People. Oggi facciamo le giubbe rosse, stanno arrivando, consegna alla posta ai cybercoloni di Freeware. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, ce ne partiamo tranquillamente così, magari dopo aver preso un paio di campi di cura. E direi che possiamo partire così, vediamo un po' come ce la caviamo in questa situazione. Ho lasciato a casa ancora il nostro mega buttermilk e ho portato un po' di gente nuova e li ho anche attrezzati, quindi vedremo cosa fare. Dobbiamo andare verso di là, quindi a quanto pare tutte le missioni sono verso sinistra. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare in questa zona. Ovviamente facciamo la nostra esplorazione, se troviamo missioni secondarie tanto meglio, magari riusciamo a trovare qualcosa di utile in giro. Facciamo mancare il giro un pochino più in basso, giusto per... Tra l'altro, a proposito di questo, se io premo questo, ok, posso vedere dove sono le storie. Ce n'è una qua. Esatto, c'è lui. Però devo avere una gabbia, quindi la prossima volta torneremo lì da lui. Proviamo ad andare verso l'alto, proprio nord-nord, vedere se c'è qualcosa di là. Perché c'è il simboletto della missione. Vediamo un po' se è da questa parte. Sì, è da quella parte. Pare c'è uno scudo qua, cos'è? Home run, scorta il triceratop ad allenarsi. Bellissimo il triceratop. Ah, ok, un triceratop che fa da stop, giustamente. Siamo anche qua, ci sposiamo, come pare. Ci sono ancora loro che girano. Sono bello questo, cioè i capelli bellissimi. Attenzione a non farsi colpire. Ho sparato a caso. Ok, vediamo di andare a fare la nostra missione. Bellissimo come personaggio questo. Vai. Vediamo di andare dagli abitanti di Freeware. I ragnauri possono trasportare guerrieri. Interessante anche quello. Il generale corri corri. Ah, finalmente, ecco la recluta che abbiamo richiesto. Parla di noi, vero? Perché non riusciamo a consegnare semplicemente della posta? Lo so, ok, il postino è un mestiere difficile. Guardate laggiù, reclute. I nostri oppressori si avvicinano. Le giubbe rosse. Ok, siamo americani contro russi. Quegli automi bramano la città di Freeware. Noi bramiamo la città di Freeware. Preparatevi ad essere oppressi. Visto, non possiamo permetterlo. Per la libertà di Freeware. Che freedom Freeware, bello. E qua tra l'altro vedete anche la città di Freeware, a quanto pare, che è un pezzettino della città di Freeware. Quindi siamo contro tutta sta gente. Ci sono Potential Poop, ok, Slappy, Brook e Marbles, Hobbler, Brian, Titus, Ramp Roast, Wolf e Ultra Baby. Ma anche noi siamo un po', sì, abbiamo una persona con noi. Abbiamo Nozzle, che a quanto pare c'ha il simboletto che possiamo cavalcarne in qualche maniera. E qua appunto abbiamo la nostra gente. Come vedete abbiamo Rocco e Calzone, che sono i nostri due personaggini. Vediamo di fare del nostro meglio. Tra l'altro ci sono robe morte per terra. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Qua tra l'altro ho messo anche Joseph, che a questo punto gli ho cambiato l'arma. Prova a sparare da lontano. Joseph, salute, vieni qua. Pipistrella, vieni qua. Lasciamo che si avvicinino loro. Rocco e Calzone possono muoversi tantissimo. Bellissimo. Eccoli che arrivano. Ah, si teletrasportano direttamente. Vabbè. Ah, ci sono un bel po'. Ok, siamo due squadre, quindi una bella battaglia epica. Tu cominci a sparare da quella direzione. Pipistrella viene qua. Rocco viene qua. McCubbin viene qua. Gluten qua. Orazio viene qua davanti. Calzone qua. E siamo a posto. E cominciamo a sparare un po' di cannonate con il nostro Joseph. A quanto pare l'abbiamo accecato, Marbles. E questi? Beniamina dice: aspettate, c'è un'altra soluzione. Se solo aveste letto il mio libro, Programmazione per incapaci. Vai al diavolo, Beniamina, abbiamo una guerra da vincere. Va bene, poi non date la colpa a me se venite cortocircuitati. Ok, un personaggio così a caso che è venuto qua dentro.
Forse c'è una missione segreta da fare con lei, non so. Comunque un sacco di gente che si muove. Direi che se tu rimani qua fermo va bene. McCubbin, facciamolo attaccare anche lui. Pipistrella, vieni qua. Rocco deve essere vicino per attaccare, sì. Rocco lo lasciamo qua. Gluten lo muoviamo leggermente più vicino. Ma va bene anche qua Gluten. Sì, stiamo così con gli altri. Ok, mi sta arrivando giù un po' di roba, come potete vedere. Li abbiamo accecati tantissimi, tra l'altro, perché il nostro Joseph sta facendo comunque un buon lavoro. Quindi a quanto pare salendo su questo ragno possiamo spostarci più velocemente, forse. Allora, tu resti qua. McCubbin, vieni qua. Gluten, vieni qua. Rocco, resta... No, vieni indietro. Pipistrella, vieni indietro. Orazio, vieni indietro. Il calzone, vieni indietro. Vi lasciamo attaccare gli altri. E adesso vedremo di cominciare a controattaccare. Intanto devo capire dove sparano i miei. Attenzione a McCubbin che urca tutta sta roba. Un casino capire questa battaglia. Ok, si sono mossi tutti loro e adesso vediamo come muovere i miei. Allora, McCubbin, vieni qua dietro. Joseph, sta fermo qua. Andiamo sotto questi. Rocco, vieni qua. Gluten, vieni indietro. Calzone, vieni qua. Pistrella, vieni qua. Orazio, vieni qua. Joseph, resta fermo, così spara di più. Non sta sparando Joseph. Ah, ecco, adesso spara. Ok, abbiamo fatto un po' di danni, mi sembra. Però è un casino ancora da capire effettivamente cosa fare. Se questo si spostasse un po' più di più, Foreshadower. Abbiamo un Nozzle con le gambe. Con le gambe. Da gambe patriottiche. Dobbiamo ancora attaccare lui. Che tra l'altro è rimasto da solo, quindi in teoria voi due dovreste riuscire a ucciderlo. McCubbin, vieni qua. Pipistrella, vieni a attaccare questo. Joseph, resta fermo. Orazio, Gluten va a aiutare Orazio. Orazio blocca il passaggio di qua. Ok, abbiamo ucciso uno delle retrovie intanto. Molto bene. Abbiamo finito la zona di qua. Adesso bisogna affrontare la zona centrale. Orazio sta cercando di fare del suo meglio per mantenere la linea. Ok, allora, calzone, vieni qua. Pipistrella, qua. Joseph, resta fermo. Gluten, va indietro. McCubbin, McCubbin va indietro. E Orazio, vieni qua. Uno dei miei è stato Rocco è stato bloccato là sopra. Abbiamo ucciso un altro, tra l'altro. Oppure ci hanno ucciso uno dei miei. Ok, allora. Adesso bisognerebbe distruggere quello. Allora, Rocco, vieni qua sopra. McCubbin, vieni qua. Gluten, resta fermo. Joseph, resta fermo. Orazio, vieni qua davanti. Pipistrella, vieni qua davanti. Calzone, vieni qua davanti. Fare uno.
Vedete che qua sono saliti uno sopra l'altro, bellissimo. Quindi l'arciere può salire sulla cavalcatura. E qua c'è addirittura un combattimento uno contro uno. Ok, allora. Voi avete ucciso la gente qua, quindi Rocco torna indietro qua. McCubbin viene qua, Calzone viene qua, Lutan stai fermo, Joseph stai fermo, Pistrella va sotto, Pistrella va qua, Eurazio resta fermo. Un bel 14 danni a tutto qua. Double kill. Porca, McCubbin me l'ha sparato indietro. Però adesso direi che siamo abbastanza ben messi. Allora, tu puoi venire qui. Calzone può venire, stare qua fermo. Gluten pure, Joseph pure, McCubbin leggermente più avanti, Pipistrella va bene qua, Orazio va bene qua. Non colpitevi a me però. Si è riparato un po', si è beccato Rick, si è beccato un colpo. Direttamente a Game of Thrones a fare Rick. Ok, allora, tanto dobbiamo uccidere questo e dobbiamo uccidere questo. Quindi Calzone viene di qua, McCubbin qua, Gluten fermo, Joseph fermo, Rocco su questo, Orazio viene a questo punto attaccare questo, Pipistrella resta ferma. Ok, double kill. Ucciso sia questo che quello. Niente triple kill purtroppo. Sono ancora 2, 3, 4 persone. Allora, Calzone viene qua, Orazio viene qua, Rocco viene qua, Gluten fermo, Joseph fermo, McCubbin qui e Pipistrella qua. Ottimo, così McCubbin non ha neanche dovuto attaccare e farci del male da solo. Manca questo. Oh cielo, si è fatto tardi. No! Hanno ucciso il generale, corri, corri! Cosa? Io rifiuto la vostra metallica tirannia. Sputo sul vostro chassis imperialista. Chassis imperialista. Maledetti! Ok, quindi manca lui. Facciamoci l'attacco. Ottimo. Wow, la posta del generale corri corri non serve più. Non potrà più usare questi sconti del 5% di gas pass. Già, ma almeno Freeware è ancora in piedi. Eppure mi chiedo se è l'ultima volta che vediamo questi robot. Questa non è l'ultima volta che ci vedrete. Ok, grazie per il chiarimento. Mi ho completato la quest. Facile facile, molto particolare. McCubbin ha fatto un casino di danni, ma in realtà ha fatto anche assist e niente male. Quindi molto bene, abbiamo recuperato queste cose. Andiamo pure di andare avanti. Ottimi progressi. Ottimi, ottimi progressi. Vediamo di andare avanti. Andiamo avanti tornando indietro. Potrei andare a completare una delle altre missioni che vedete sulla mappa. Magari andiamo sull'isola a cercare quella lì. Vediamo se riusciamo ad andare su quest'isola qua, vulcanica, a sbloccare una missione secondaria. Magari puntiamo questa qua.
così lui lo saltiamo. E su quest'isola vulcanica dovrebbe esserci ciò che cerchiamo, ancora un po' più in basso. Eccolo là, ok. Permesso. Ricercati, lancia ragnatele. Lady Legs governa questa terra con il pugno di ferro. Attenzione. Come osi mostrare ancora la tua faccia da queste parti? Mi scusi, ci siamo già conosciuti? Non sto parlando con te, sto parlando con lui. Ehi! Come puoi parlarmi così? Che ne è del nostro amore? Mi dispiace, signora, ma non è stata divertente. Non sono un lanciasce qualsiasi da portare in giro. Ma è un'ottima tattica, se mi avessi apprezzato lo sapresti. Mo no. Sempre il solito egoista, Joseph. E ora che ti insegni un po' di rispetto. Ok. Vediamo di fare un'altra battaglia. Con un po' di arrangia, mangia ragnatele. Sconfiggili e basta. Quindi vediamo di andare avanti. Quanto pare, sì, questo è la zona di minaccia. Allora, Orazio, calzone, vieni davanti. Joseph, stai pure fermo. McCubbin, vieni qua. Pipistrella, qua, che comincia ad attaccare. Rocco, fai un po' di scudo davanti. Gluten, vieni qua. Usato bene Joseph in questa maniera è molto molto meglio. Ok, allora calzone resta fermo, Orazio resta fermo, Rocco resta fermo, McCubbin resta fermo, Pipistrella riesce a venire qua? No. A questo punto tu vieni qua e calzone lo possiamo muovere qui. Non può venire lì, no. Mancherebbe da muovere gli altri, ma siamo a posto. 13 danni, altri danni di qua. Ottimo attacco a distanza da questa parte. DLC character, ok. Come si chiamano loro? Diana, Lady Legs, Pineapple e Orwell. Ok, ci concentriamo su di loro. Attenzione che Pipistrella non ha granché di danni in questo momento. Allora, Pipistrella, questa è una zona che non posso toccare, quindi Pipistrella viene a concentrarti di qua insieme ad Orazio che viene qui, Rocco che viene qua, McCubbin viene qua e Calzone viene qua, Gluten viene qua e tu resta fermo. Un po' di danno concentrato su questi due. DLC character continua a avvicinarsi. Pineapple è quasi morta, decide neanche di muoversi, quindi direi che facciamo un turno fermi. Fare uno, abbiamo perso un po' di attacchi vari, ma non lo stesso. Attenzione che Calzone è a rischio adesso, quindi vediamo magari di attaccare uno di questi due. Allora, Orazio, vieni a concentrarti qua, Pipistrella vieni qua, Rocco vieni qua, McCubbin viene qua, Gluten viene qua, Joseph resta fermo. Ci concentriamo un pochino su uno dei due arcieri. Sarebbe utile recuperare anche una cavalcatura. Allora, Orazio resta qua insieme a Rocco e insieme a Calzone e insieme a Pipistrella rimane invece di qua. Gluten va a aiutare da questa parte, Joseph resta sempre fermo e tu vieni a cominciare ad attaccare di qua. Ottimo. Ok, l'ho ucciso uno dei due coboldi che abbiamo.
siamo anche concentrati su di loro. Ok, e ritorniamo indietro allora. Ci concentriamo su di lei, quindi tu vieni qua. Orazio ce la fa venire qua, sì. Calzone va bene fermo. McCubbin, vieni qua. Gluten viene un po' più indietro. Joseph viene indietro. Dai, resta lì. Beh, 15 danni. Tu non hai sparato però. Siamo fermi? A parte Rocco. E tu non stai più attaccando adesso. Piantala di stare in piedi da solo. Io mi siedo, ma non mentre combatto di solito. Sciocco. Ah, tu sei troppo vicino, Joseph, mi sa. Eh sì, infatti. Vieni qua. E devo muovere Orazio vicino qua. Ho fatto fuori uno. Adesso finiamo con questi due. Allora, pipistrella viene qua, Rocco qui, calzone qua, gluten vai fuori, McCubbin qua, Orazio qua e Joseph ancora più lontano. Fuori uno. Era troppo importante per essere in questo combattimento. Finiamo con una bella double kill. E un'altra quest completata. Con Calzone e Rocco che hanno fatto più difese in questo caso. Siamo di nuovo a pieno carico. Molto bene. Abbiamo quasi fatto perfetto addirittura. Oggi mi sento a pezzi, disse il puzzle. Molto bene. Questo non possiamo neanche prenderlo. Allora, usiamone uno, così questo lo prendiamo. Qua c'è lei che se ne va via, come potete vedere. Anche gli unicorni è un'unità che potrebbe essere molto interessante. Qua c'è una città in fiamme. Cos'è che c'è scritto? Arsonville, North Delaware. Ok. C'è un pezzo d'America qua a caso. Vabbè, intanto vediamo di ritornare indietro allora. Poi probabilmente usciremo subito a fare altre missioni. Non li ho colpiti, ma siamo riusciti a passare lo stesso. No! Non volevo combattere. Vabbè, faremo un altro combattimento? O scappiamo? Beh, dai, sono solo in 4. Sono medievali, cioè, no, sì, sono dei barbari semplici. Bella quest'arma. Allora, Orazio qua, calzone qua, Joseph resta fermo, gluten viene qua dietro, Rocco comincia a avvicinarti, così come pipistrella che può venire solo fin qua, e McCubbin qua. Mi sono accecato Orazio da solo, ma va bene. Allora, andiamo su di lui? Su broccoli? Andiamo su broccoli. Broccoli, tra l'altro, no broccoli. Jack. Gli altri come si chiamano? Motorman e Slink. Sempre nomi assurdi. Orazio viene qua, Gluten viene qua, Rocco viene qua sopra, Pipistrella viene qua, Joseph comincia a muoversi in su, McCubbin avrei dovuto spostarlo, non sono dimenticato. Vedete il proiettile esplosivo che c'è qua. Sparo siringhe, sparo spade, cosa sto sparando? Sparo pipette con dentro l'inchiostro, forse. Allora, tu vieni qua, Rocco viene qua, Orazio viene qua, Gluten viene qua, Pistrella qua, Joseph qua, McCubbin qua,
bel po' di danno concentrato, come sempre comodo. Così broccoli può sparire subito. Che broccoli deve morire. Questa è una citazione, ovviamente. E se la sapete, scrivetela pure. Qua, Orazio qua, Gluten qua dietro, Pipistrella qua sotto, Joseph fermo lì e McCubbin qua. Ottimo, fuori uno, abbiamo ucciso l'orciale subito. Danno concentrato su McCubbin, ma adesso vediamo di salvarlo. Allora, prima muoviamo McCubbin un po' più lontano, tipo qui. Pistrella vai bene qua, Joseph vai bene lontano, Rocco viene qua, Calzone viene qua e Orazio qua. Altro level up. Molto bene. Ok, uno dei miei è partito. Concentriamo su di lui, vediamo se ce la facciamo. No, ho sbagliato. Vabbè. Calzone, non muoverti. Ok, così va bene. Perché Slink è quasi morto. Direi che possiamo stare più o meno fermi, a parte Rocco da muovere tipo qua e McCubbin da spostare un po' più indietro. Fuori uno. Quasi fuori due. Au, au, au. Adesso il mio Joseph è troppo vicino. Urca, 10 nel ritorno mi ha spostato Rocco lontanissimo. No, Calzone va mosso qua. Ottimo. Mi ha eliminato col nostro Orazio. E Rocco e Calzone a quanto pare fanno sempre un sacco di punti. In questo caso fanno un sacco di difesa, cioè si prendono tanti danni. Però non abbiamo più possibilità di portare roba in giro. Quindi vedremo di fare una doppia capatina a casa. Ok, dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare qua. Anche a te. Vorrei tornare prima a casa però. Ok, dopo questo combattimento random andiamo a tornarci alla nostra casa casetta. Superiamo l'ultimo ponte prima di andare qua. Vediamo cosa mi sposta di nuovo. Perché mi sposti ancora? Ok, abbiamo la Mary Wrap adesso. Possiamo metterci il cappello americano. L'NRG Mo, anche nuovo. Neighbor, ok, anche molto bella la cosa che mi viene in mente da Crusader Kings 2, la cosa della capra lì. Quindi un sacco di roba interessante, abbastanza soldi anche. E altre due missioni nella saccoccia. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di utile qui allora da equipaggiare. Abbiamo Buttermilk e Sofia appunto che sono via in questo momento. Molto bene, molto bene, molto bene. McCubbin lo sostituiamo sto giro.
facciamo un attimo una sostituzione, prendiamo Sofia al posto di McCubbin, non perché sia, cioè è molto forte la squadra così, ma perché vorrei catturare qualcun altro ancora. Testa di pesce. Allora, mettiamoci questo. Qua teniamoci la rete. C'è un'arma migliore? Lo scovolino. Bello questo. Mettiamo questo, dai. Rifacciamo lei un pochino diversa. Non la vendiamo. Tu hai qualcosa di nuovo? Beccato qualcosa di nuovo? No. Loro sono fighissimi. Anche se sono coboldi. Potrei anche dare a lui la cosa America. Ah, sì, dai. Rimuoviamola da Sofia. E a Sofia diamo la testa a Sofia. Così Joseph diventa ancora più America. E anche a Pipistrella possiamo dare qualcosa di tipo questa. O questa. Possiamo darle questa o possiamo darle anche una di queste a sto punto. Diamole questa. E a te cercherò di provarle il più possibile, quindi mi vedrete sempre cambiare nel corso degli episodi. A questo punto a te diamo questa. Anche se non è efficiente, cerco sempre di fare la roba più divertente possibile per me. Di questa è quella che mi piace di più, rimane questa, direi, per adesso. E abbiamo uno scudo nuovo? No, senti la Mona Lisa allora. Siamo molto patriottici e particolari. Vedremo di andare avanti nel prossimo episodio. Allora, vediamo se ci sono nuove missioni disponibili. C'è una missione da 2 missioni da 4. Quindi direi che magari il prossimo giro faremo una missione storia. Ne abbiamo fatte quante di opzionali? 3, 6, 9, 11. Controlliamo sempre nel nostro simboletto qua. Abbiamo fatto 13 missioni in totale, quindi 2 storia più 11. Quindi c'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Siamo solo a 100 sblocchi su 1500 e abbiamo esplorato più o meno un quarto del mondo. Quindi c'è ancora un bel po' di robetta da fare e lo vediamo direttamente qua, appunto, negli sblocchi totali. Quindi ancora tanta strada da fare. A proposito di questo, ecco cosa che devo vedere. Devo vedere la sua arma, perché abbiamo la possibilità di usare questo, che a quanto pare è fortissimo, però pesa anche un sacco, quindi devo mettergli una cosa diversa. Sì, per farlo sopravvivere devo dargli un cappello diverso, e visto che è viola così potrei dargli il cappello da... diamogli il cappello da Nanny Tupens, che il Joseph diventa particolarissimo. Ci vediamo quindi al prossimo episodio. Io sono Mr. Brave, ancora grazie alla visione. Namaste.